Ok, faccio questo video per sfogarmi, tra virgolette, sulla situazione che sta avendo il mio canale. Vorrei, prima di tutto, scusarmi per la qualità audio e video, che sarà una merda perché sto registrando praticamente dal cellulare. Per 2-3 minuti di video veramente non c'ho voglia di aspettare che la telecamera si ricarichi. Inoltre dico che non me ne fotte altamente un cazzo se, per la maglietta, i capelli, intanto sono a casa mia, raga, cazzo, me ne frega. E no, vorrei prima dire una cosa. Io non sono un ragazzino di 10 anni che prende in mano il cellulare e fa i vlog pensando che mi segue tutta YouTube Italia come se fossi Favij o Stepney. Non è caso. Io sono pienamente consapevole che questo video non se lo cagherà nessuno, proprio altamente nessuno. Da una parte non me ne fotte altamente un cazzo, dall'altra sì, perché voglio che tutti guardino questo video. Vi chiedo solo una cosa: siete interessati al mio canale? Diciamo, siete quelli più attivi e rimanete attivi? Vi prego solamente di rimanere. Parto di dire la situazione sul mio canale. Tutti, non dico tutti per dire, ma tutti veramente vogliono sapere il numero di iscritti che ho. E tutti si domandano giustamente perché l'abbia tolto. Circa un terzo, ok, un terzo del numero dei miei iscritti è miei amici nella vita reale della mia città di Crotone. Diciamo che ci parlo con loro, quindi loro me lo chiedono nella vita reale, però vorrei dirlo a tutti quelli che mi seguono, perché non faccio vedere il numero degli iscritti. Allora, ragazzi, non voglio, cioè, credo questo discorso sia stato fatto anche da altri YouTuber. Comunque, se purtroppo oggi c'è una mentalità stupida, ma stupida non perché siamo diventati stupidi da un momento all'altro, perché ci sono più bambini su YouTube e questo non dobbiamo negarlo. Giustamente avere 6 anni e viaggiare su YouTube ti porta a trovare certi canali che ti interessano o non ti interessano. Giustamente ci sono quelli interessati al mio canale, quelli non interessati al mio canale. Però, di ultimi tempi ci si iscrive, scusate, ai canali, ai propri canali, cioè non ai propri, scusate, a altri canali. Per il numero di iscritti che ha. Un'altra cosa che mi chiedono, che sicuramente si saranno chiesti molti, perché ho eliminato i video di Rainbow Six degli operatori. La cosa più noiosa che abbia mai fatto. Cioè, allora, ascoltatemi un attimo. Io sul mio canale voglio portare contenuti di una certa qualità. Infatti, come vedete, ho un computer di merda, un portatile di merda, renderizzo i video in 1080p, che sono video a volte anche di 10 minuti massimo, perché ragazzi non posso renderizzare chissà che. E questo, ho cambiato molte cose, tra cui il nome, ecco un'altra cosa. Mi sono chiamato Black Zeta Tiger, ragazzi, perché sono entrato in un clan di Call of Duty. Questo clan di Call of Duty si chiama Black, i Black. Però il mio nickname rimane sempre Tiger, prima c'era Dark. Dark era una cosa che avevo messo quando ero piccolo, infatti Dark Tiger è un po' un nome da bimbo minchia. Il mio prefisso, cioè il mio nome rimane Tiger, ragazzi, però è Black il mio clan di Call of Duty, quindi. Avete visto che cosa ho caricato sul mio canale in questi mesi, tutti i mesi? Allora, partiamo dall'inizio. 5 mesi fa, Destiny, crogiolo, primo video, schermaglia. Ha fatto 20 visual quel cazzo di video. Che neanche ora li faccio 20 visual. No, vabbè, sto scherzando, ovviamente li faccio. Sono passato poi da Destiny. Comunque, ho portato molti contenuti. Come potete vedere, non ho portato solo il gameplay, ma ho portato top 10. Ho portato le news, quelle cagatine lì che poi ho finito. Praticamente ho portato 5 video delle news in un giorno e poi basta, non le ho più fatte. Ho portato un casino di live, ma proprio un casino di live, ragazzi. Ho portato MV3, che MV3 non se lo cagava nessuno. E ho fatto 71 visual in un video, ragazzi. In un video di MV3. Dopo tutto questo,
cosa che ho fatto, non ho preso la mia decisione. Che cosa portare costantemente, che cosa non portare costantemente. Fare video a caso, non lo so cosa fare. Quindi, ragazzi, io vi pregherei. Forse una cosa che dovevo dire all'inizio, ma se siete arrivati fino a qui, vi prego. Io riesco a fare 40 visual in circa 4, 3-4 giorni. Cioè, lo spero proprio che lo faccia in questo video e che sia guardato. Lo spero. Per favore, io vi lascio adesso in descrizione tre nomi di giochi vecchi, ragazzi, vecchi, che potrebbero piacere, i migliori che posso offrire, ve lo posso giurare. Tre giochi qui io voglio fare i let's play. Vi posso assicurare, ragazzi, che i giochi che vi lascerò sono dei giochi. Adesso non so se ve ne lascio tre o cinque. Vi divertirete sicuramente, perché io non faccio i let's play tipo la Faz che carica tutti i 50 minuti, tutti i 40 minuti. Faccio i tagli, li edito, tranquilli. E non mi sento al momento di fare quel genere di let's play lunghi, perché non si ricagherebbe nessuno. E ne sono consapevole di questo, a differenza di bambini che stanno su YouTube di 11 anni e fanno 1000 visual solo perché si scaccolano. Vi scongiuro. Io ne sarei veramente grato. Più commenti vedo, meglio è per me. Non commenteranno tutti quelli che faranno le visual, però ve ne prego. Ok? E quindi, ragazzi, diciamo che era un video di sfogo. Volevo un attimino chiarire la cosa. Questo in realtà lo volevo fare come centesimo video, anche però mi sentivo di sfogarmi adesso, perché precisamente, ragazzi, siamo a 67 video. Da 5 mesi, diciamo che non sono neanche tanti. Comunque, ragazzi, aspettate, vi dico un attimino una cosa. Lasciate stare allo sfondo, perché c'ho un lavoro in corso in casa. Sto cambiando camera mia. Infatti, se andate a vedere i video che ho fatto, i pochi, quei due o tre, che ho fatto con la webcam, la webcam era totalmente diversa. Praticamente, qua c'era, dove sono io, c'era il mio letto, questo che si vede pure, che è a castello. E il letto a castello era qui dove sono io, quindi, e la scrivania era dove c'è il letto, quindi stiamo facendo un pochino di cambi. Poi dobbiamo buttare giù questa parete. Lo so che non vi interessa un cazzo, però dobbiamo buttare giù questa parete e l'altra, che sono tipo di cartongesso. Dietro questo vetro c'è l'armadio. Quindi scusate per il cambiamento. Comunque era un video di chiarimenti. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, ragazzi. Scusatemi per i capelli e per i vestiti, ma sono a casa, quindi veramente non ho voglia. Voglio terminare questo video perché sono con le finestre chiuse, sto per morire. Dall'Arcadia è tutto, ci vediamo col primo let's play. Ricordo che se nessuno di voi commenterà con il nome del let's play, lo comincerò io di scelta mia. Bella.